Buongiorno, Boker Tov, Shavuot Tov. Martedì sera ricorre l'anniversario della dipartita del precedente Rebbe e anniversario dell'ascesa del Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson del movimento Chabad. Questa ricorrenza è una data del 10 di Shevat. Il 10 di Shevat è la ricorrenza del giorno in cui una persona giunge al termine del proprio servizio divino. Ogni anno questo anniversario dà agli altri la possibilità di stabilire un rapporto con quella persona, imparare dalla sua vita e applicare la lezione che ne ricaviamo per il proprio servizio divino. La stessa data è inoltre il giorno in cui il Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, assunse la guida di Lubavitch un anno più tardi. Senza dimenticare il rapporto col precedente Rebbe, questo avvenimento concentra oggi l'attenzione della maggior parte dei Hasidim. Non ci interessiamo agli avvenimenti del 5710 Yud Shvat 1950 e quelli del 1951, soltanto da un punto di vista storico. Per la maggior parte, noi non siamo degli storici. E quanto è avvenuto in passato ci interessa soltanto per le implicazioni che hanno oggi. La nostra generazione ha avuto un modello di tale leadership, una leadership che si impegna a raggiungere uno scopo. È difficile trovare una persona a noi contemporanea che abbia portato così tanta gente a condividere il suo credo in un rinascimento ebraico come il Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, di santa memoria. Il raggio di questa ispirazione si estende ben più al di là delle schiere dei suoi shluchim, che sono gli emissari. Saggi di Torah, capi di Stato, scrittori, giganti della finanza, generali dell'esercito israeliano, presidi di scuole, leader della gioventù culturale, rabbini e figure ebraiche di ogni genere, tutti uscivano dall'ufficio del Rebbe sentendosi da un lato profondamente motivati a superare qualunque prova e dall'altro ulteriormente rinforzati per poterla affrontare. Il Rebbe, in maniera sorprendente, proiettava l'attenzione di ogni persona con la quale veniva in contatto sulle sue facoltà specifiche e sul suo dovere di divenire, a sua volta, una guida nel quadro della propria sfera di influenza. Citando le parole di Rav Jonathan Sacks, già rabbino capo del Regno Unito, che fu, egli non era interessato a creare seguaci, bensì profondamente motivato dal forte desiderio del Rebbe di creare persone positivamente influenti. In cosa si celava il segreto della leadership del Rebbe? Possiamo noi imitare il suo modello e cercare di eguagliarne il successo? Un gruppo di emissari del Rebbe negli Stati Uniti si è accolato l'arduo compito di provare a rispondere ad alcuni di questi interrogativi. Il risultato è la modesta riflessione che ora avete in occasione dell'anniversario
della nascita del Rebbe, della sua leadership nel 1951. Yud Shvat, ci auguriamo che le riflessioni sul suo operato stimolino i lettori ad emularne il senso di leadership e che essi a loro volta siano seguiti dalle loro famiglie e dalle persone a loro care. Cordiali saluti, Shavua Tov.